Assessore, abbiamo parlato prima con Paolo Limiti, come Alassio abbia ospitato sempre grandi personaggi della musica leggera, da Angelini, Barzizza, eccetera, eccetera, comunque Franco Fasano che è di qua. Quindi Alassio patroneggia in Riviera anche per questo? Beh, sicuramente Alassio dà grandissima importanza alla musica, in particolare devo dire che questa serata organizzata proprio da Paolo Limiti è uno degli appuntamenti più attesi di quella che è la stagione alassina. Con lui sempre la presenza di grandissimi interpreti e questa sera il privilegio del grande ritorno ad Alassio di Nilla Pizzi, sicuramente un'icona della musica italiana e di questo ne siamo sicuramente onorati, per cui sarà sicuramente una grande serata all'insegna della musica, all'insegna anche della nostra storia e di quelle che sono le tradizioni. A lei il privilegio è quello di consegnare un grande premio alla più grande cantante italiana di tutti i tempi, Nilla Pizzi. È un doppio privilegio per me perché stasera rappresento per la prima volta il comune di Sanremo, quindi il sindaco Maurizio Carato che si scusa che non può venire. Per me è un secondo privilegio quello di poterlo consegnare a una cantante che è stata il simbolo di Sanremo per tanti anni, al Festival di Sanremo. C'è un altro motivo personale che mi fa veramente piacere, che io mi addormentavo con le canzoni che mia mamma mi raccontava della Candela Pizzi. Rappresento il sindaco. Alassio e Paolo Limiti, un bel matrimonio. Direi che è durato più di un matrimonio normale praticamente, che di solito vanno a catafascio velocemente, no, tantissimo, sì, da quando ero ragazzino venivo con me, per cui diciamo che mi hanno rimandato in latino, ricordo, in prima media, no, in seconda media, e sono venuto qui a fare gli esami di riparazione, cioè a studiare per fare gli esami di riparazione, quindi da allora sono sempre tornato. Qua ad Alassio si trovavano spesso Angelini e Barzizza, due grandi maestri, come possiamo far capire ai giovani di oggi chi erano queste persone, compresa anche la signora Pizzi, in rapporto ai cantanti di oggi? Come possiamo fargli capire chi erano veramente questi personaggi? Parliamo anche di Natalino Otto, genovese di origine. Sì, io direi che per poter capire queste cose purtroppo c'è una strada sola, che è quella di studiare. Quando uno studia la possibilità di un pochino affinare la tecnica, quello eccetera, allora capisce molto meglio chi ha di fronte, che tipo di musica ha, come era direttore d'orchestra, come in tutte le arti, cioè se uno praticamente si avvicina a un qualche cosa di artistico di molto profondo, se non ha avuto delle basi difficilmente capisce subito a cosa si trova di fronte, perché non riesce a fare dei paragoni, non riesce ancora ad andare a pescare nelle radici quello che succede. La stessa cosa è qui, se uno studia la musica nel senso che l'ascolta con attenzione, cerca di capire quello che succede, fa i paragoni tra una cosa e l'altra, allora a questo punto poi si rende conto che quello lì è più grande di un altro perché ha più originalità, più personalità, più un'impronta decisamente più importante. Perché in America i grandi come Frank Sinatra vivono ancora anche nei film che si fanno oggi, ci sono colonne sonore importanti di tanti anni fa e in Italia questo non succede? Che noi abbiamo grandi compositori, grandi canzoni. Ma perché l'Italia è un paese decisamente più allegro, quindi crea dei miti che poi dimentica abbastanza presto. Il problema reale è che in genere quando ci sono questi miti, sono miti giovanili, no? Per cui quando tu hai 15-16 anni, parliamo del gruppo, no, di giovani, si innamora di un mito, lo segue, poi a 21, 22, 25 lo dimentica perché percorre altre strade, perché trova altre cose e quindi automaticamente c'è un ricambio molto rapido e molto veloce. E poi perché noi abbiamo curiosamente dimenticato le tradizioni, sono abbandonate sotto ogni profilo, dalla scuola in avanti voglio dire, io non so se i professori facciano molta fatica, ma immagino di sì oggi per cercare di aiutare gli studenti a capire quello che è stato il nostro passato, come le cose si evolvono, tutto quello che succede, e se non hai questo, allora a quel punto lì non hai radici. La cosa buffa e divertente che capita a me spesso è di sentire qualcuno che dice ma quella canzone è bellissima, ma quando è che l'hanno fatta? E io dico 50 anni fa.